Comunque mi hanno dato dei codici per Rek'Sai, Eldrud Rek'Sai and the Emerald Chroma. Non so se vi possono interessare, però ve li posso dare. Anzi, visto che non vi do mai un cazzo, beccatevi subito un codice. Yeah. Allora, che dite? Do una shield, ragazzi? Non ho davvero idea. Io giocherei davvero da una shield. Prendiamo la scena. Baciami, stupido! Bella King minore di 3 minore di Ciao 3. Matt, grazie per i 3 mesi, come stai? Let's go. Let's try to get Prio if we can. Here they are the raid. Peccato perché se la prendeva gli faceva veramente male. Comunque, un inizio perlomeno accettabile. Utilizzerò più solamente solo unicamente quando devi stare attentissimo quando sei in mezzo alla mia wave perché di solito ti buttano alcuni in faccia ten. Che palle. Bro! Ok, è un inizio molto buono, non doveva andare così bene. Allora, Dona Shield è giusto, ma secondo me dovrei rispettarli di meno a questo elo. Perché Senna non mi ha arrestato una volta. Prenderei un altro di attack speed, ma non fa male.
Meno come un fabbro. Ancora continua. Abbiamo finito il ma e non c'abbiamo nemmeno i biscotti. Tragedia. Non possiamo più utilizzare OPV. Mamma mia, che sfigato. Vabbè. La wave è messa molto bene. Lui ha perso il carretto, questo è quello che serviva. Io sto scalando, sto farmando bene. Lui è frizzato, eh. Non è una bella situazione per... Ok, ora può tornare. Ho assolutamente un minimo out-shariala. No, io ho fatto. Ah, quello è morto. Beh, è totalmente andato. Guarda che forse non l'ho ammazzato. Allora, o è Faker e si arriva a tutti e tre. Ma dai, ma è impossibile. Baciami stupido. È uno scherzo. Ah, ok, meno male. Cringe team. Ma non avevamo la prima né in mid né in bot. Tu hai invaso per Giorgio. Diciamo che potevamo aspettarci un outcome simile. Allora, noi pushiamo questo e regoliamo. Giochiamo per Kraken Slayer. No. Abbiamo la ulti, abbiamo il recall spaziale. Non così spaziale come ritenessi. Ah, nemmeno la merda. Abbiamo la ulti per mid top. Top potremmo utilizzare qua. C'è Shago che invade 13 a 1. Prendiamo questo per qua. Non è scemo Shago, eh. Dobbiamo guardare il Tribush per evitare che ci dive. Potrebbe tranquillamente essere una sua ideuzza. Impossibile farmare. Io ho la ultimate, posso anche pushare questa cosa qua. Ah, l'assist l'ho preso, quindi qualcuno l'ho preso. Solo uno però. Allora, questa cosa vuol dire che hanno perso la bot. Poi c'è un errore così, no. Vale troppo come errore.
attraversare senza guardare. Identico. Ah, non dovrei morire. Carino, ma cambierà molto. E ho un recall accettabilissimo anche qua. Ho la ulti upper mid. Non muore il tizio. Aurelio mi sembra molto spesato, ma anche Gangplank, quindi sì, vanno even. Io invece sono molto più forte di Kayden, secondo me. E Senna mi sembra anche più scarsa di Zilean. Cioè, noi non abbiamo vinto in boss semplicemente perché non potevamo vincere, ma non perché siamo più deboli di loro. Cioè, siamo sopra di mille in una situazione dove dovremmo straperdere. Ha perso... Che buco. La ultima, non ci arrivo là. Stiamo mettendo pressure, forse non abbastanza. Occhio alla cuca, me la fa? No, non l'ha fatta, me la vuole fare? No. Ma il problema principale è qua che dovremmo levarli, perché oppure dovrei frizzare la lane in una maniera tale che non farmano. Not easy situation. Ho la ulti ancora. Ciò che è topside. Io con 300 gold questi qua li massacro. Questo è imprendibile. Pushando questa wave, io la farmo l'autotor. Ma è un livello bassissimo questo. Dai, dai, usciamo da questo platino, piano piano. Lentamente ma inesorabilmente raggiungeremo il nostro elo finale. Dopo questo wave io c'ho l'etemello. Abbiamo giocato un fight che non dovevo mai cercare, perché io c'ho 1625 gold in base, recollo e li spappolo. Inoltre il 2v2 di loro è più forte del nostro.
La ulti Ziyan è inutile contro di loro. A meno che non la fai su una ulti di Caitlyn. Ma allora razzano e vincono. Inoltre il fight, il DPS era aspettato perché io stavo venendo picchiato da Caitlyn e stavo picchiando Senna e Senna non moriva. Molto dancoso contro Senna. Uno non se ne rende nemmeno conto. Ma con questo grasp la Yael non muore facilmente. Chissà se ora siamo più forti loro. Io c'ho l'item ma ce l'ha anche lei. Ziyan non ha la ultimate. Vantaggio è che noi scaliamo veramente tanto tanto bene. E poi Ziyan Jinx è una combo incredibile. Anche GP scala bene. Abbiamo anche una bella frontline che è malfight. Vorrei prendere il carretto se Dio vuole. Allora, l'avrei giocata anche che sia, ma mi sembrava veramente in tar. Chi è quello? Tom Kench. Allora, mettiamo una bella E. Un posizionamento discretissimo. Qui si può fightare. Con la ultimate. Allora, capiamo un secondo. Ma abbiamo proprio perso così. Perché non muoio. Ci abbiamo l'OTP Shadow che ci sta prendendo a coltellate questo tizio. Non pensavo nemmeno giusto quel danno. Questi game sono duri, eh. Ma non per questo molliamo. Il fatto è che non teniamo giù nemmeno questo qua senza Kaka Slayer. Ci serve DPS, Armor Penetration, Survivability. Ce l'ha da Zilean, quindi non dobbiamo fare, secondo me, Guardian Angel. Ci abbiamo Malphite che speed push, che è imbarazzante come cosa. Manco la torre prenderà. Allora, ci possiamo fare sicuramente Attack Speed. Abbiamo la ultimate. È un game difficile, eh. Molto tosto. Forse hanno trollato là. Io vuole. Dopo che utilizzo lo scudo magari chi l'abbia. Ma lo utilizza lo scudo. Non presto. Non è chi l'abbia. Cioè io non lo uccido proprio il tizio. Come facciamo a vincere? Ok. Chill. We scale, we win 100%. Allora, tu non hai più diritto di parola perché se devi dire solamente merda è inutile che parli, no? Quindi dobbiamo scalare, loro hanno due draghi, anzi noi abbiamo due draghi, perfetto, vorrà dire che sarà tanto più difficile per loro. Vediamo se lo prendiamo, no. La torre bot cade. Questo qui siamo in pericolo. Perché abbiamo sprecato il proiettile. Perché moriva di ulti il tizio. Ma puoi sfidare te? Ma sei cretino. E quello non ammazza, è inutile. Posso al massimo distruggere la torre che mi dà soldi e poi non l'ho ridistrutta io. Vabbè, almeno ho distruggiato. Vai via, mi ammazza Shaco, mi ammazza qua. Curiamo, non so neanche se è giusto curarci. Quello è andato, vendiamo. Ma lo devo vendere, ragazzi. Ho una Yael. Quello mi dà, eh. Ma fa un po' ridere per quanto sia sbilanciata come cosa. Poi anch'io. Ma veramente. Ancora no, faccio fatica a concepirlo. Ma secondo me lo nerferanno hard. Secondo me verrà tanto nerfato. Allora. Dai, una ulti ce l'abbiamo da qualche parte? No. Mamma mia.
Che scena. Dai, Whiskale. Poi ci serve Armon Petrash tutta la vita. Allora. Veramente che gran peccato. Veramente che gran peccato. Perché se avessi preso quella kill era grosso. L'ha preso il più scemo. Ho sbattuto, sono sbattuto al muro. Peccato. Minchia, con quella kill facevo Phantom Dancer e andavo già per l'Armor per Trash. Questo è molto buono. Era quello giusto, cazzo, ci avevo azzeccato. Arriva la mia ultimate. Potrei ucciderlo, eh. Difficile, ma ci possiamo provare. Potrebbe andare a provare a stilare qua il drago fra 7 secondi. Vediamo se ci azzecco. Speravo già la Q prima. Mi sento male, ragazzi. Abbiamo preso il drago, enorme. È morto utile, ma non ce ne sbatte nulla. Quelle animazioni non l'ho capita. Mamma mia. Sto cazzo di GPO mi ruba risorse e basta. Io posso davvero carriare fra 10 minuti. Lui non credo proprio. Non muore. Potrebbe essere levato. Cioè, se volesse il GPO mi ammazzerebbe. Questo non mi ha fatto proprio un cazzo. Ma no, mi ha preso. Sì, ma non può fare così, ragazzi, dai. È proprio illegale. Cioè, è proprio illegale. È roba da bulli. Ora non ce l'ho con la Riot, ce l'ho con il mio team. Dovrebbe vincere GP perché fanno schifo entrambi, ma secondo me fa più schifo, non so. E abbiamo la Phantom Dancer in base. Non ha senso così. Se lo potete picchiare per un'ora e comunque non l'ammazzerei. Ammazza. Prendo W più ulti, non ho proprio pensato. Ma questo ti umilia tre volte. Ma possibile che prenda tutti i shutdown, sto scemo. Comunque noi ci abbiamo we got fourth Drake 2. We can win 100%. Continua a spammare questa cazzata. Cioè non è una cazzata. Però se gli entra in testa è meglio che pensare ah, abbiamo perso. Io non riesco a prendere risorse. Mannaggia la miseria. Sì, sono veramente tossi. Ah, poi sono una clown fiesta, è difficilissimo farmare. Dobbiamo cercare di dare priorità a quello. E ci dobbiamo fare Armor Penetration adesso, tutta la vita. Se no, no, non morirà mai il loro tank. Appena che posso uccidere Tank Hench, we have game. Malphite ha preso il red buff. Oh.
delle scene veramente ignobili. 12 è la metà di 22. Ingaggia, grande senza avere focus, attitude, porca troia, non mi ricordo la terza. Rip. È angosciante perché mi manca la frontline. Sono sempre a gestire Tahmkench e Shago ed è tanto difficile per me. Comunque se i tagli sono enormi e poi lui si può prendere pure il drago, eh? Se quelli ci lasciano il quarto Drake, non dico che è game, però è molto facile per noi vincere. Giocheranno per il Baron probabilmente loro, ma questo non è loro, veramente infimo. Ma Shago non è così scarso, non è Shago. Lo contesterà questo obiettivo. Non ci credo che io lo lascia gratis. Quella box l'ha appena messa Shaco. Io ho la ultimate. Ma il fight non l'ammazza quello ognuno. Mamma mia che scena. L'ha uccisa anzi. È morto. E no, non ce l'abbiamo prima del fight. Però non hanno Caitlyn, che era molto forte, eh? Quindi capiamo un secondo. Ma riusciamo a scammare quella cosa? Spotta bene. Mamma mia, ma che spot hai fatto? Che stupido. Ma non mi prende. Non muoio, secondo me non muoio. Secondo me è broken. Cioè, non lo dico mai, eh. Non lo dico, praticamente esce pochissimo nella mia bocca. Secondo me lo devo nerfare. Guarda, si è curato full HP, andava a 100. Comunque, appena ci arriverà l'Armor Penetration, ragazzi, Kraken lo so che è meglio per Tahmkench, ma per gli altri 4 non è meglio Kraken Slayer. E soprattutto ho bisogno di mobilità, ho bisogno di auto-peeling, perché cioè, troppa roba che mi salta addosso. Sono morto 7 volte con quella cosa là, sarei morto ancora di più. Questo farm mi serviva non tanto, tantissimo. Abbiamo Armor Penetration. Già con questo possiamo pensare di levare un po' di danno in più a Tahmkench. Ma mi servono 1500 gold in più. Piano piano, piano piano. È un game difficilissimo. Almeno non ci ha fatto troppo male. Ok, bene, molto bene. Allora, questa è la nostra. It's our time to shine. Allora, quello ci vuole ingaggiare. L'è muerto, dai. E vorrei la mid lane. 500 gold, io c'ho... posso cagare i fighter. Oh, mi ha rotto il cazzo!
Non c'è cosa peggiore degli OTP Sciago che ti outplayano. Mannaggia la puttana, che palle. E poi mi servivano quei gol. Guarda, guarda che schifo, guarda. Vabbè, comunque siamo più forti, Siamo arrivati a quella fase del game dove siamo più forti noi. La cosa veramente terribile qua è se prendono il Baron. Ma che stai facendo? Ma vai via. Molto bene. Benissimo. Ecco qua. Non è mai worth nella vita, non lo so. Io ce l'ho ulti. Mi serve l'item, non esco abbastanza con l'item. Siamo grossi. Allora, vediamo quanto hanno facciamo a Tank Engine. It's our time to shine. Non la so. Cioè, anche solo fatto che c'è se escape non ha senso. Dovrebbero mettere che l'escape la può usare solamente se non mi ha auto-attaccato, ok? Ti uccido, mo ti ammazzo. Sì, sì. Di nuovo, ma non ha senso. Ma dai, ma è ridicolo. Gli devono pure alzare il cooldown dell'E. Lo devono ammazzare quel campione, è anti-fan. Devono uccidere Tahm Kench. Ho sbagliato? Potrei aver sbagliato. Ho fatto il bullo. Porco Dio, ho fatto il bullo. Non muoio, di Leandri muoio. Ma posso fare errori del genere? Occhio il drago. Se lo perdiamo è veramente colpa mia. Siamo vincendo, il game si vince. Però ho fatto troppi errori. Allora, che ci buildiamo adesso? Questa è una bella domanda. Ear Reduction. Ma tutta la vita Ear Reduction. Ma qualcuno ce l'aveva Ear Reduction? Lui. Ma devo fare pure io. Perché almeno così muore subito. Ma non me la completerei. Mi farei questo e poi mi farei Archibugio. Self-peeling non me lo farei. Forse una blottrist può essere utile. Però ci abbiamo Zilean. Farei Infinity Edge invece che blottrist. Non lo so. Tanti dubbi nella mia testa per chiedere un coach. Comunque questa cosa è utilissima. Dai, li buco. Allora, siamo passati dal... Ma si può passare dal perdere il game a devare? Ma una via di mezzo no? Guarda che ti ammazzo adesso, lo vuoi capire o no? Allora, hanno sbagliato i miei compagni, ma io ancora non mi rendo conto di Tahm Kench. Serve anti-healing. Lo uccido Tahm Kench, ma... Guys, no need to dive, just play it slow. Quello muore? Secondo me sì, è velocissimo però. Cioè abbiamo anche, come si chiama? Il Cloud Drake. Sta rischiando utile. Potrebbe esserci Shaggle là, o Aurelio. Aurelio forse lo uccide. Sparito. Non muore nessuno. Ho la ultima tap. Il Baron arriva su, prendiamo la pink. Ho la ultima per chi? Non muore. Se non ammazzano vuol dire è gravissimo. Ed è gravissimo. Allora, capiamo un secondo qual è la giocata. Ulti su. Tahm Kench dire no. Ulti su quelli non muoiono. Shaco ho visto basso di vita. Dobbiamo trovarci qualche box. Questo è un bel posizionamento. Shaco non muore. Siamo veramente veloci noi.
È finita, amici. Ma ormai siete autoscalati. Ci sarebbe il bar da prendere, forse finiamo il game. Avrei non solo l'unico in vita. If we dive him, the one. Sono estratto. Grazie, Re. Ma non c'è bisogno. Se no abbiamo vinto. Andiamo al Baron. Mamma mia, quando seguono le call, quanto mi viene il cazzo duro, guarda. Allora, mi serve Infinity Edge. Poi hanno in più, lo vogliamo. Comunque, il fatto che gli torna la E non ha senso. Ah, non ho manco pensato più, quindi. Facciamo più bulli. Usa la scuola, non l'ho usata stavolta. Let's go. Ah, tanti errori, però veramente abbiamo avuto il merito di non tiltare, di motivare la squadra e di capire quali erano le nostre winning condition. È una situazione veramente difficilissima. Shaco era molto bravo, Tamkench pure. Gli altri erano troppo scarsi, non meritavano di vincere. Né Katie né Sen, erano molto più scarsi di noi. Era un game difficile, però we got it. No.